Noi siamo un po' una prima linea delle novità del quadro politico in generale, siamo orgogliosi che da Napoli partono due proposte molto significative, due delibere di proposta al Consiglio Comunale, uno per l'istituzione del registro del testamento biologico, quindi questa è una novità importante che parte da una città importante come Napoli. La seconda è l'istituzione del laboratorio Napoli per la costituente dei beni comuni. E sono state presentate oggi a Palazzo San Giacomo, dal sindaco e dagli assessori alle pari opportunità, ai beni comuni e dall'anagrafe, le due iniziative dell'amministrazione comunale in tema di testamenti biologici e di democrazia partecipativa. La prima servirà per conservare le dichiarazioni di volontà dei cittadini di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari nel momento in cui per una patologia grave ed irreversibile non siano più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita. Questa amministrazione ha voluto sancire con questa delibera la centralità dell'essere umano nella disposizione e nella programmazione della propria esistenza. Sono state coinvolte associazioni, Consulta Bioetica Campana, filosofi e rappresentanti della società civile, oltre a un validissimo contributo di diversi consiglieri e del sottoscritto come vicepresidente del Consiglio, in maniera tale da preparare questo lavoro che poi a brevissimo approderà nelle commissioni e successivamente nel Consiglio per l'approvazione definitiva. La seconda iniziativa è quella di dare regole, strumenti e diritti alla democrazia partecipativa. Consulte, forum, assemblee del popolo, proposte sono soltanto alcune delle previsioni del nuovo regolamento del Laboratorio Napoli per una costituente dei beni comuni. È un passo, diciamo, rivoluzionario perché è il primo modello che ha come obiettivo quello di ridisegnare il rapporto tra cittadino, politica e amministrazione, che vuole finalmente, come dire, far uscire la partecipazione da mero luogo di sfogatura e di rivendicazioni spesso lobbistiche, corporative o anche di confusionismo sociale, al luogo dal quale si possa esprimere concretamente il diritto alla partecipazione. Credo anche che questo laboratorio possa determinare sia un miglioramento delle istanze partecipative da un punto di vista qualitativo e quindi partecipare, ma partecipare informati, e partecipare informati significa accedere a un processo di formazione permanente, individuale e collettivo del singolo, ma credo anche che questo possa determinare un miglioramento della qualità delle politiche pubbliche.